Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 2019. Siamo in Moto2 con il nostro Pino che al momento si trova in testa al mondiale. Abbiamo appena cambiato scuderia e l'obiettivo adesso è il podio. La qualifica è prima fila, la qualifica vediamo se ce la facciamo. Mentre per quanto riguarda la moto è abbastanza performante perché a livello di motore sta messa bene, a livello di telaio ancora meglio. Questi non li riusciremo mai più probabilmente a migliorare, però dobbiamo migliorare tanto l'elettronica, sia freno motore che l'antimpennata, se no facciamo veramente una gran brutta fine. Ora andiamo in Spagna dove, come vi dicevo, andiamo ad aumentare un pochino la difficoltà. Proviamo il 105%, vediamo un attimino come va col 105% e ci facciamo questo che è il settimo appuntamento del mondiale. Come sempre mi vado a fare le mie prove libere e ci vediamo in qualifica. Prove libere concluse con un Pino Pilotino estremamente sportiveggiante sotto un acquazzone clamoroso, quindi qua probabilmente c'è anche il fatto che l'intelligenza artificiale vada un po' tanto a Ci rilento ricolleghiamo in attesa sul dell'inizio della bagnato, seconda quindi sessione di insomma. qualifiche. Abbiamo 18 piloti classificati, ma solo uno partirà dalla pole nella gara di domani. Non so mai perché c'è questa problematica con l'intelligenza artificiale sul bagnato. Quest'anno anche su Formula 1 l'intelligenza artificiale sul bagnato va molto, ma molto più lenta del normale, diciamo così. Sta di fatto che il nostro Pino, a parte qualche schianto durante le prove libere, è riuscito comunque a strappare un buon Gli tempo. ultimi Adesso ci andiamo a ritocchini fare a la tuta e qualifica con casco la ed è nostra pronto a nuova salire in moto, tra moto. l'altro. Abbiamo visto i meccanici parecchio attivi negli ultimi minuti. Che tra l'altro c'è anche da dire che è una moto un po' difficile da gestire, nel senso che abbiamo visto che comunque necessita delle migliorie a livello elettronico, quindi sia per quanto riguarda l'antimpennata che per quanto riguarda l'aspetto del freno motore. E quindi si è staccata che in accelerazione possiamo avere qualche problema. Qua per quanto riguarda l'antimpennata serve relativamente perché impenna solo in una curva. Per le staccate invece la problematica in diverse di queste c'è. Infatti in un paio di curve devo frenare molto ma molto prima, perché se no ce ne andiamo di faccia per terra. Infatti Pino ha finito le prove libere, qua un po' di derapata c'è, un po' di derapata c'è. Fino a finito le prove libere con il casco sgarupato, ma va bene. Oppela, oppela. Ecco, questa qui è una di quelle staccate dove ci dobbiamo fermare proprio. Anche perché siamo in discesa, quindi è facilissimo anche andare a bloccare l'anteri, cioè bloccare il freno posteriore. Qua è dove l'unica parte dove impenna, che è poco male, nel senso non è un grandissimo problema. E dopodiché poi c'è quest'altra curva alla fine di questo rettilineo dove anche qui dobbiamo frenare con netto anticipo, perché se no ci schiantiamo veramente male. Tra l'altro durante le prove libere non so se avete notato il pilota qua davanti come ha fatto cambio di direzione, lo fanno in modo improvviso. Infatti durante le prove libere stavo affiancato a Marini che praticamente è sbattuto fuori come se non esistessi, ma va bene. Comunque piove che piove, eh? Un po' di problematiche il nostro Pino, ma la cosa buona è che le problematiche ce l'hanno anche gli altri piloti, quindi tutto sommato bene così. Come vediamo a livello tempistico, 58 e 2, andiamo a terminare la Termina dunque secondo e sessione. ultimo turno Grande di qualifica e noi Pino, grande Pino. possiamo Qua il finalmente bagnato vedere la fa la composizione della differenza, griglia di più che partenza la che ci moto. aspetta nel Gran Premio di domani. Buongiorno, Dai, va, andiamo in buongiorno e gara. benvenuti sul circuito di Piove, quindi. Barcellona, Catalunya, dove tra qualche minuto potrete assistere con noi alla diretta della Moto2. Al momento Gara è stato bagnata, un gara lungo vedremo, weekend per i magari. piloti della Moto2, ma finalmente è arrivato il Qua, momento della tutto resa dei questo. conti. Tanto ce Siamo in l'abbiamo. collegamento con la griglia di partenza. Ancora qualche istante e avrà inizio la gara. Prontissimi, Ancora qualche istante e il prontissimi. Gran Premio di Catalunya inizierà ufficialmente. In questi momenti i piloti svuotano la mente perché sanno che dovranno dare il
100%, dal primo istante. Senti Pino come sgasa, senti come sgasa. Qua non facciamo niente, per piacere. Partito bene Pino, è partito bene. Un attimo di ubriachezza molesta, ma poi si è sistemato tutto. Grande Pino. Qua gli altri frenano discretamente bene, noi ce la dobbiamo gestire proprio con calma la situazione. Comunque bello l'effetto della pioggia, soprattutto sulla carena, sugli pneumatici. Molto, molto faigo, ma molto pericoloso. Piano, piano, pino, pino, poco, poco, di gas. Ok, là. Questa diciamo che non... Aia, aia. Questa l'avevo vista malissimo. Questa ha un poco conto in realtà, direi, come gara, perché sul bagnato non riusciamo a capire bene quali sono le prestazioni della nostra moto, né singolarmente proprio a livello di guidabilità, né in realtà comparate con quelle che sono le prestazioni degli avversari, perché se noi andiamo lenti quelli fanno anche di peggio, proprio il trenino fanno. Allora, e di conseguenza poi vediamo se il 105% può ancora andare bene. Ci regoliamo, ci regoliamo dopo la prossima gara, se sarà sull'asciutto, si spera di sì, e qua dobbiamo provare sta KTM senza navigare. Non so un po' più fatti niente in gara. Che la pista è ancora più bagnata, perché non tiene la traiettoria. Gli altri anche se la fanno con estrema calma. Ottimo così. Dai Pino, dai Pino. Staccatona abbastanza aggressiva, un po' troppo aggressiva. Stanno andando all'aceto là. Poi come sempre ragazzi, mi raccomando, date un'occhiata sempre al canale anche per quanto riguarda gli altri video, per quanto sia un periodo un po' vacanziero, quindi probabilmente siete meno tempo di fronte al PC, non saprei, fate hobbies, ma ogni tanto, come detto, date un'occhiata anche agli altri video, altri episodi, altre serie, altre recensioni, altre cose. E anche su Twitch, dove facciamo le live la sera, in tranquillità, non tutte le sere, ma... Oppela, 4 giorni a settimana siamo su Twitch. Oppela. E mi raccomando, supportate il nostro Pino, perché Pino comunque ha bisogno del vostro supporto. Quindi dai con like e condivisioni, perché sennò Pino qua, poverino, già c'ha Buzzi che lo redarguisce, lo prende a catenate sulle tibie ogni volta. Anche se qui in Moto2 sta andando un pochino meglio, sta andando un pochino meglio rispetto alla Moto3, dove abbiamo sofferto un po' di più. Qui è andata bene anche dal punto di vista delle offerte che ci sono arrivate, perché in Moto3 c'era arrivata qualche offerta durante il campionato, ma con moto che erano meno performanti di quella che dell'Asian Team, Honda Asian Team che avevamo noi. Quindi alla fine siamo rimasti al nostro team. Qua ho voluto cambiare anche per provare qualche altra moto, che tutto sommato ci può stare. In MotoGP vediamo un pochino. In MotoGP valutiamo un pochino prima di tutto che team scegliere, se fare qualcosa di diverso dal solito. Che poi diverso dal solito tra virgolette, perché comunque ci sta, però si potrebbe provare qualche altro team. Naturalmente dobbiamo aspettare anche le offerte, perché ad esempio quando siamo venuti qua in Moto2 c'era l'offerta di un solo team, quindi non è che abbiamo fatto sta gran scelta. Però se in MotoGP dovesse esserci qualche scelta in più, qualche opzione in più,
Noi abbiamo sempre puntato alla Ducati, portare la Ducati con estrema sportiveggianza a vincere il mondiale, pilota italiano, moto italiana e Pino italiano, che però può gestire la situazione in questo caso sul bagnato proprio di finezza. E però che ne so, un'Aprilia sempre moto italiana, ci potrebbe stare, sarebbe una moto diversa dal solito. Aprilia la prendevo nei giochi di moto nei primi anni 2000, c'era l'epoca, ragazzini, c'era anche Aprilia. Allora aspetta, c'era l'SR, vabbè, che era il motorino, RS era la motociclettina 125 dell'Aprilia, molto figa, molto figa. Era, sì, sarà stato inizio anni 2000 probabilmente. Oppela. Era anche a livello di, per carità, non che adesso, però forse quell'epoca era un po' più, aveva più nome, più importanza forse l'Aprilia, no? Correggetemi se sbaglio, però forse sarà l'epoca che mi ricordo io, però l'Aprilia era un po' più importante tra molte virgolette. Oppela, guardalo lì come pennella anche sul bagnato, Pino, come ci pennella queste curve. Portiamo a casa la moto però, Pino, perché va bene pennellare, però oppela, qua staccatone in anticipo. Sì, perché poi così le gare sono un po' una rottura di maroni, perché praticamente sto a fare prove libere, nel senso che gli altri poi stanno tutti attaccati, penso che non stanno neanche a fare la gara, stanno a fare la processione. Ogni tanto qualche sorpasso c'è, ma non vedo molta aggressività, non c'è un gruppetto che si distacca dagli altri, c'è solo Pino che se ne va. Però vabbè, sul bagnato non è che lo sappiamo quando è che ci sarà un gran premio bagnato, cioè prima di andare in pista, credo che... Se poi andiamo in pista, se poi ce ne andiamo fuori, va bene, altro discorso. Ci fermiamo all'autogrill, Pino, se vuoi, eh. Capisco il vantaggio, ma non è che dobbiamo parcheggiare. Perché se no uno si regola, dicevo, per la difficoltà, e quando c'è la pioggia l'aumenta ancora di più per poi rimetterla normale, o comunque quella precedente durante le gare sull'asciutto. Però va bene, tanto prosegue anche la nostra carriera con Formula 1 e la nostra Torellina. Non so quanti di voi stiano seguendo anche Formula 1. Approfittiamo per chiacchierare, signori, non c'è niente da fare, nel senso. Oppela. Poi appena riesco vorrei anche riprendere il tier di Euro Truck e American Truck, anche se a livello di tier, signori, oggi... Ah, oddio, sapete che non so se oggi è arrivato qualcosa o potrebbe arrivare, o è arrivato ieri o arriverà domani. Comunque a livello di tier c'è dell'altro che bolle in pentola, quindi... Tenete ad occhio il canale, può darsi pure che è già uscito il video dedicato alla sportiveggianza violenta, il camionista psicopatico che ha esportato la sua guida non solo in Euro Truck e American Truck. Vabbè, comunque. E oltre a questo anche Assetto Corsa lo vorrei recuperare un po', che l'abbiamo messo da parte per un po' troppo tempo, direi. Stavo facendo la carriera, avevamo l'idea, che avevamo parlato su Twitch, di rivedere un attimino la carriera. Magari mi dovevo rifare la prima parte che avevamo fatto, però per andare a selezionare magari un'altra auto, perché effettivamente
Sono andato a beccare l'auto peggiore che si potesse selezionare, perché era l'unica. Intanto Marquez si è frantumato. E era quella l'unica, senza alcun aiuto, cioè la più difficile di tutte. La siamo andati a beccare alla prima scelta, che non è il top, perché giustamente va sotto corsa competizione, ci devi fare comunque un po' di pratica. Meglio farla con auto guidabili. Intanto qui Pino si è fatto la sua gara in solitaria, con estrema anche tristezza, se vogliamo, perché cioè Pino è comunque scuola Buzzi, quindi deve sentire il contatto fisico, deve esserci un attimo di sportellate, un attimo di testate, entrate sulle tibie degli avversari. Così è un po' una rottura di maroni anche per lui. Arriva primo, prende i punti, ma insomma. Oppela. Piano piano, pino pino. Non è stata una gara un granché emozionante, A parte il volo, ma sul bagnato ci sta. Occhio. Di finezza, Pino, di finezza. Ce la fai una derapatina? Pochino, pochino, dai. Molto bene. Dai, è così. Tanto per concludere. Di finezza, di finezza. Dai, non impenna, ma va bene. Va bene. Ma che era un po' così, signore. Un po' così. Un esordio, sì, con la vittoria, con la nuova moto, ma in attesa niente che di la regia emozionante. Ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti della gara. Diamo una rapida occhiata alla classifica finale della classe Moto2. Si conferma primo in classifica il nostro Pino. Si conferma Pino, grande Pino. Questa vittoria è il vero coronamento. Sì, ma niente di che, eh. Bagnato troppo, troppo liscio, troppo liscio. Allora, abbiamo 15 punti che possiamo utilizzare o per il freno motore o per l'antimpennata. Andiamo a vedere, forse freno motore per Assen, forse è meglio quello. Comunque ci vediamo con il prossimo appuntamento. Direi di lasciare 105 come difficoltà, perché vedremo sull'asciutto come andremo. Intanto Rossi vince. Andiamo a vedere un attimo la classifica della MotoGP, scusate. Guardalo lì, Valentino Rossi, primo in classifica, secondo Rins e terzo Dovizioso. Grande così. Ci vediamo alla prossima, allora, ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.